molto felice di presentare il lavoro di Azzurro Mascozzi, che è una poetessa, voi giornalista lo sapete, Radio G abbiamo già detto. Lei presenta il suo libro, Prima Donna, di Azzurro Mascozzi, appunto. E siccome visto che è un libro di poesie, prima di iniziare proprio con la lettura di queste poesie, volevo farti un paio di domandine. Quando cominci a scrivere poesie e perché? Cosa ti spinge a scrivere poesie? Grazie Patrizia, beh, i ragazzi ce l'ho salutati. Cerchiamo di farla con la formula radiofonica che mi piace molto di più, niente di serioso, niente di troppo tedioso, insomma, perché sennò i ragazzi qua ci si abbioccano. Dato siamo anche all'ultima ora, passatemi il termine, scusatemi. Chiedo venia, naturalmente professore, ogni tanto userò anche qualche termine inventato, perché ci piace ogni tanto dare qualche novità anche allo Zingarelli, no? Collaboriamo, quindi vabbè, ogni tanto qualcosa ne piace, ne so, postare, taggare, tutti questi termini che sono entrati adesso con Facebook, no? Quindi tra gli altri, insomma, qualcosa metteremo anche noi. Allora, quando ho iniziato a scrivere così, beh, in realtà io devo dire che complici di queste malefatte sono sempre altre scrittrici, nel senso l'incontro con altre scrittrici mi porta poi a un nuovo libro, a una nuova avventura culturale, in questo caso nel caso della poesia io devo ringraziare due persone, uno è Roberto Di Giovanni Antonio, presidente del circolo culturale Il Nome della Rosa, che non so magari se i ragazzi conosceranno, è un circolo molto molto attivo a Giulianova, con presentazioni, mostre, spettacoli teatrali, eccetera, eccetera. E devo ringraziare la poetessa veramana Carina Spurio, perché io quell'anno, nel lontano 2000, io per le date sono una cosa terribile, nel lontano 2007, presentarono la prima edizione di Versi verso il mare, che è una rassegna di poeti, di poesie, di autori comunque locali, che si svolge ogni anno a luglio e ad agosto, tra cui so insomma che dà il suo porto artistico anche Lorenzo Piccioni, che ogni anno ritrovo appunto in quella veste, Lorenzo e Giorgia attualmente. E niente, quindi ci fu questo incontro con questa poetessa, a me molto cara, devo dire, che io la chiamo un po' poetessa del sogno, no? Anche se lei in realtà ha un modo di scrivere molto legato insomma alla natura, al suo paese, Crognaleto, alla montagna, insomma molto magari anche con spunti abbastanza classicistici. E ci fu insomma questo incontro, io avevo praticamente lì nel taccuino dove avevo le domande per l'intervista, avevo riportato qualche parola, perché poi in realtà a me piace andare in giro, perché io considero che la poesia comunque sia un lampo, quindi quando meno te l'aspetti arriva, può arrivare in macchina, sapete quante volte io scrivevo, non lo fate voi a casa, quante volte io scrivevo col taccuino sul volante praticamente, ecco, insomma, cercando di ecco, il momento, diciamo, non erano molto d'accordo, che ne so, la vecchietta, oppure il cane, oppure la mamma con bambino che ho cercato di falciare, ma no, scherzo naturalmente, non lo fate, però ogni tanto a me capita. E quindi aveva visto questa frase, aveva detto, guarda, è molto bella, ma tu scrivi, e gli dissi, cioè molto così a un passant, nel senso che senza niente di serio, e lei mi disse, no, è bella, secondo me tu devi pubblicare, e da lì poi iniziai a scrivere poesie, in realtà ho sempre scritto di prosa, quindi sempre comunque racconti brevi, cose molto veloci, capito? E invece da lì ho iniziato a scrivere di poesia, quindi devo ringraziare Carina Spurio che mi fece notare questa cosa, ma per carità, a lei piacque, magari a tante altre persone possono trovarla, che ne so, banale, oppure possono anche non comprenderla, perché alle volte devo dire che le mie poesie sono anche un pochino, no? Ermetiche, ecco, la professoressa che presentò, la Dalila Curiazzi, professoressa dell'Università di Macerata, che presentò questa raccolta la prima volta a giugno, mi disse che il mio carattere era molto sullo stile di Montale. Ringrazio, un complimentone che io mi porto a casa molto volentieri, però effettivamente la poesia non deve spiegare niente, la poesia è interpretazione del lettore, anche se io condivido pienamente quello che diceva prima Pasquale, alla fine si scrive per se stessi, perché gli scrittori, possiamo dirlo, sono dei grandi egocentrici. Questo diciamo è la verità, quindi di conseguenza lo sono io come sicuramente tanti altri, ma con niente che sia dispregiativo alla fine, che è così. Prima di continuare la nostra chiacchierata, io inviterei l'attrice Cristina Trifoni alla lettura delle prime due poesie
il titolo. Un attimo di silenzio, ragazzi, adesso. Un attimo solo, vi chiedo un favore. Bosi, accarezza ragazzo il bruno di maschili fluttuanti capelli, sancisci il gesto in silenziose parole, quando tolta ti sarà l'occasione, ferisci i suoi occhi con l'ultimo celere sguardo ed inchiostro, inebria le sue tempie come fossero straripanti d'oro, acceca la lorda e stolta parola che ti comprime lo stomaco, come fosse un dardo, paralizza un intento di amare, e sfuggente si fa la tua voce di fronte alla mandria furiosa, di grida, di gesti rabbiosi, sorretti da cieca obiezione. Sei certo nell'esserli lontano, salvare il tuo buon nome, ma quando davvero appassi sarai dal suo cuore, non ti verrà perdonata l'incalzante ossessione di essere così, così come i venditori di opinioni ti hanno incastrato. Saggezza protrai all'istinto, purezza premetti ai gesti sconsiderati, talmente increspato come squallide minacce dell'essere. Rubagli invece quel bacio. Stendi sul volto manto di rose passioni. Sosta di fronte al suo ventre e trema davanti al suo nome. Fantasia, scroscio di nuvole rosse ai piedi di una grande storia, fuga di passi nel vuoto e di braccia lambite da lampi, vita di un tramonto nel mondo, alito assente di ogni speranza, sottile amarezza nei canti perduti e tipi di sogni di strada già fatta, e sogni a testa in giù, appena si può, appesa alle redini del giorno, fluttuando tra nubi e lenzuola, fiduciosa nel perderti in quel fulgido angolo. Non dare limiti agli occhi, sapienti custodi di verità fuggenti. Non porre barriere al tuo spirito. Sa cose che Dio conosce. Ragazzi, io forse capisco che questa, forse la poesia non rientra nella nostra, vostra formazione, però capite, cercate pure di capire un attimo lo sforzo che un'attrice deve fare quando deve dare lettura ad un pezzo, quindi se, quella concentrazione. Io non so se nella vostra vita c'è qualcosa per cui avete un hobby particolare, non so, quando state in silenzio che dovete stare a fare qualcosa che vi interessa molto. Ecco, allora lo stesso silenzio e la stessa partecipazione, anche perché non è che dura moltissimo, uno sforzo che vi chiediamo. Allora, attenzione che se in glucca la di Donato. Ecco. Scusate. Allora ragazzi, volevo fare un'altra domanda ad Azzurra. Il tuo titolo, a che cosa l'hai associato? Perché hai dato questo titolo a questa tua opera? Allora ci sono, varie diciamo, come dire, ipotesi tra virgolette.
Allora, la prima è perché il lavoro che faccio, comunque di giornalista per Radio Giulianova ormai da quando avevo 13 anni, ma per il Messaggero da un paio di anni, vabbè, varie collaborazioni, eccetera, eccetera, mi porta comunque a dover stare quasi sempre in prima linea, quindi un po' ad essere, come dire, presente in determinate situazioni, e quindi di conseguenza anche il termine prima donna sta ad elencare quello che dicevo prima, no? Del carattere tra virgolette egocentrico, ma non in senso negativo, perché comunque tu vuoi intraprendere quel tipo di strada, e quindi di conseguenza stare con le persone, trovarti a vivere determinate situazioni, che siano situazioni culturali, situazioni di spettacolo, situazioni di servizi di cronaca, eccetera, eccetera. Quindi è il carattere un po' della mia personalità, che devo ammettere, cioè ammetto in modo spudorato di essere una delle prime egocentriche di questa sala, sicuramente. La seconda motivazione, diciamo, è una motivazione più affettiva, tra virgolette, perché in realtà la mia pubblicazione è stata molto voluta da una persona molto cara della mia famiglia, che io 3 anni fa purtroppo stavo per perdere, che è mia madre. Lei purtroppo ha avuto un attacco respiratorio, noi non ce l'aspettavamo, poi una patologia che si è scoperta dopo, è stata 56 secondi senza respirare, è stata ricoverata in rianimazione, intubata, insomma, è una delle scene che comunque io non auguro a nessuno di voi ragazzi, insomma, di dover assolutamente subire. E lei mi disse che aveva questo grande desiderio, insomma, quello di veder poi pubblicato quello che io scrivevo così in tanti taccuini, insomma, lasciati poi là nei cassetti e in giro per casa, perché poi sono un amante, ecco, di taccuini, ne compro 3.000, insomma, c'ho una scorta Domopack a casa che è una cosa incredibile, quindi quando posso compro, anche quando faccio un viaggio, insomma, di piacere o di lavoro, è la prima cosa che faccio, quindi che riporti, insomma, porta la cartolina, la calamita, un prodotto tipico, no, io vado cercando i taccuini, tipo l'altro giorno, l'estate, sì, l'estate scorsa, la settimana scorsa me ne ha riportato uno bellissimo da Madrid, una mia amica, e mi ha fatto un regalo straordinario, perché io li adoro praticamente, tutto perché poter scrivere ovunque. E il terzo, insomma, carattere, che un po' si rivede nelle poesie, come non vi nego, insomma, non di essere molto legata alla figura della donna. La figura della donna comunque mi ha sempre affascinato, perché è un universo veramente grande, incredibile, di emozioni, a volte anche di frustrazioni, di sacrifici, perché no? E quindi mi sono immaginata di avere un palco ideale sul quale far mettere in scena diverse sfaccettature, insomma, femminili, ecco, dalla donna innamorata, a quella frustrata, alla sofferente, alla, che ne so, alla falsa, a quella, insomma, malvagia, insomma, varie sfaccettature che fanno parte un po' del nostro carattere, come la malizia. Io credo che sia una dote, tra virgolette, straordinaria, anche se poi gli uomini un po' ci criticano questa cosa, però in realtà siamo delle grandissime maliziose. Abbiamo comunque delle vene anche negative che magari gli uomini non hanno, ecco. Abbiamo una sensibilità più accentuata, forse per questo. Allora, prima di passare alle prossime domande. Ho capito, benissimo. Allora, invitiamo il nostro Lorenzo. Un attimo, facciamo uno stacchetto. Adesso vi faccio ascoltare un brano di musica del grande Johnny Cash. Chi conosce Johnny Cash? Ma ci sono dei chitarristi qua in mezzo, qualcuno? Alzi la mano. Chitarristi? Hanno contato? Non mi fa piacere, i chitarristi ci sono. Ok. Thank you.
silenzio. Ragazzi, ragazzi, vi chiediamo un ultimo sforzo poi dopo, Allora, invitiamo la nostra attrice Cristina Trifoni a leggere altri due brani del libro Prima Donna. Modernità. Abbiamo parole da scrivere sui muri, grondanti di cultura e moralità, rapite nelle notte da falsi dogmi, dai brani di canzoni senza banalità. Soffochiamo le idee nel passare degli attimi, bruciamo le carte pregne del sudore sapiente, ci meravigliamo di fronte alla legalità, inseguiamo ad ogni costo trofei di opulenza, adoriamo la carne e tutto ciò che ha odore umano, non dei valori di ognuno, ma della carnalità di tutti, fingendo di sperare in un traguardo migliore. Lottiamo pur mantenendo i nostri ruoli.